Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo mio nuovo video. Qua è Martin 700 che vi parla. Ho dei capelli che fanno schifo. Oggi siamo su Assassin's Creed Syndicate. Iniziamo subito. Deve essere una figata pazzesca, raga. Cioè, ho già visto il trailer, qualche video, e deve essere una figata pazzesca. Aspettate. Il passato, okay, è nelle tue mani. Abstergo. Il passato è nelle tue mani. Abstergo. Iniziamo con questa sigla di Abstergo. Il filmato iniziale è sempre un po'... ci mette sempre un po'. Ciao, iniziato. Da poco le ricerche storiche Abstergo. Ciao, iniziato, dovrebbe essere. Cioè, raga, champagne. Vi consiglio di vedere il video di Mindplex sui server. Aspettate, ora la faccio parlare così sentite un po' anche voi. Mi metto in posizione. Aspettate. Voi non lo vedete, ma ho i piedi sul tavolo. Tranquilli, tanto. Hai un tempo previsto? Sto inviando. Spero che si veda abbastanza bene, anche perché sto usando la facecam del computer. È tanta roba. Massimo gli iniziati al lavoro. Sì, si vede abbastanza bene. È tanta roba, metterò subito gli iniziati al lavoro. Se leggo, raga, è perché non sento il volume, perché sennò si sentirebbe due volte. Aspettate che c'è una palla. Non sai con chi, Rebecca. Ok. Potresti scoprire. Dai, dai, facetemelo saltare. Detesto quando prendono iniziative. Vabbè, che posso saltarlo, però l'introduzione non ve la tolgo. Dovrai cercare il frutto dell'Eden nelle vite di Jacob e Ivy Fry, due gemelli assassini della Londra vittoriana. Il primo set di ricordi genetici è pronto. Buon lavoro. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Ce l'abbiamo quasi fatta? Ok, lui è un figo. Londra è perduta. Fratello George, è proprio come tenevo. Londra è perduta. Fratello George. È proprio come abbastanza tenevo. Bella la grafica. Cioè, la grafica è bella. Mi sembra di tornare a PES. Tornare no. Mi sembra quella di PES 16. Riguardo al colore della carne. Cioè della pelle, scusatemi. La città di Londra. Mi dire che è un rischio enorme, che non è tempo di agire, mi consiglierei pazienza. Ah, praticamente ve lo spiego. I templari, che sono sti qui, fanno lavorare nelle fabbriche i bambini. E i bambini poi si fanno male e ovviamente gli tolgono la paga. Cioè, gli tolgono la paga quando li curano. Questo è sintetizzato nella prima missione. Perché nella prima missione si vede che c'è un bambino che si fa male e c'è sto qui che gli dice toglietevi, riducetegli la paga perché lo curano. E poi c'è sto qui che è un figo. Quello lì era un figo, quello pelato. Cioè. Ecco, ancora! No, l'abbiamo perso. Peccato, l'abbiamo perso. Quello lì era un figo. Pazzesco. Tutti. Ho paura che il nostro nemico voglia arrivare ben più in alto. Ovviamente si svolge a Londra. I nostri due protagonisti sono due gemelli. Jacob. Jacob. Intanto c'è un foglio, scusatemi. Perché lui Jacob e la donna, che non mi ricordo come si chiama. Però, cioè, comunque, ce l'abbiamo fatta? Boh. Controlla il mondo. Quanto ci vuole, dai. Non so se taglierò, raga, in questo gameplay, perché devo farvi vedere un po' tutto. Quindi non è come FIFA che taglio. Quindi non so ancora. Per esempio... toglierò i punti dove devo cercare. I combattimenti invece ve li lascerò, anche se non
ve li lascerò tranne quelli che sono un po' ripetitivi. Il ferro parte da qui, il templare che lo gestisce è Rupert Ferris, il nostro primo bersaglio, il secondo è Sir David. Il secondo è Sir David Brewster. Brewster ha per le mani qualcosa che potrebbe farci perdere la guerra. Voi pensate di farcela? Che domande. Voi pensate di farcela? Quello lì è aspettate. Quello lì sul treno è Jacob. Questo figo. Questo. E l'altra non mi ricordo come si chiama. Diana, una roba del genere. George, sul serio, ho studiato la pianta del laboratorio. George, sul serio, ho studiato. E io ho tutto ciò che mi serve con l'uscita. E io ho tutto ciò che mi serve. Proprio qui. A più tardi, George, il treno ci chiama. A più tardi, George, il treno ci chiama. Forti, sti gemelli, scattanti e repentini. Povero uomo vive nella paura, sono stati anni duri. Vive nella paura. Ivy Fry. Lei si chiama Ivy, è vero. Ivy Fry, questa dove? Piantala subito, Jacob. Piantala subito, Jacob. Spero che vi piacciono le nuove copertine, perché ho trovato un nuovo modo per farle, però tenterò di farle perché non sono venute benissimo. Quella dei server è venuta molto bene. E questa qui l'avevo già fatta per Assassin's Creed, solo che non è venuta molto bene, e allora la rifaccio perché tento di darvi sempre il meglio. Ecco, come vedete qui, Rupert Ferris, quello lì, sta disturbando gli altri operai, come vedete. Fatelo tacere, aggiustate quella macchina, voglio dell'audano per il mal di testa. Laudano, non so neanche cosa sia, guarda. E quindi gli tolgono la paga solo perché si è fatto male, ovviamente lo devono curare. Facciamoci un po' di parkour per arrivare alla porta, che scopriremo che sarà chiusa. 100 euro che è chiusa, anche se lo so già. 100 euro che è chiusa, perché tanto questa prima missione l'ho già fatta, quindi tenterò anche di non spoilerarvi tutto, ovviamente. Quello della porta non è che non si entra né si esce, non ho visto l'ultima parola. Corsa acrobatica, ancora parkour. La porta si apre. Sì, stai tranquillo, ci ho giocato agli altri Assassin's Creed, tranne gli Unity. Sabota. Ho giocato il mio primo Assassin's Creed, se vi interessa, tanto non vi interesserà mai. Il mio primo Assassin's Creed è stato il primo Assassin's Creed che ho avuto è stato Assassin's Creed 3. Non c'era scritto nient'altro, c'era solo 3. Poi ho preso Black Flag, che a me non mi è piaciuto per niente. Poi aspetta, devi andare di là. Non mi è piaciuto per niente, perché sta cosa delle navi secondo me non è da Assassin's Creed. E Unity non l'ho preso, però ho preso questo, raga. Cioè, dovete accontentarvi. È uscito il 23 settembre, oggi il 23 ottobre, il 23 settembre. Ok. Dobbiamo assassinare in volo sto qui. Easy alla maniera più ispettore sanitario. Avete capito? Sì, qui sono gli sgherri. Quelli delle truppe di Clash of Clans. Sì, qui ragazzi addestrano con la caserma nera. Sì, che battutaccia. Comunque dai. Ok, molto più combo, è molto più di combo rispetto agli altri Assassin's Creed, sicuramente. Guardate, perché devi rompergli la difesa, invece nell'altro Assassin's Creed facevi due pugni ed è morto, cioè abbastanza easy questo primo tutorial, anche se non è un tutorial. Apriamo questa porta che ci conciuderà nel mondo infinito. Vabbè raga, stasera sono proprio fumato. Nel mondo di Londra,
Vabbè, questa parte la taglierò perché c'è un problema. Saliamo sulla torre. RT più L, no. RT più L. Ah, ok, ho capito. Non è facilissimo. Ecco, questo sì, vabbè, la cosa di quando ti individuano è facile. Aspettate che lo deprendo. Mamma mia, mi sembrava... Ritorniamo ai vecchi tempi, raga. Anche se io non l'ho mai fatto vedere sul canale Black Flag. Black Flag. E ok, dobbiamo raggiungere questo punto. Attenzione, pom! Combo eseguita, attenzione. Ho preso anche Animal Crossing Happy Home Designer, raga, se volete vi faccio vedere qualche cosa, anche se l'inquadrazione viene male perché non ho una game capture per il DS. E credo che per Natale da qui. Quindi state tranquilli. Oh, gli facciamo anche lo sgambetto, raga. Vabbè, ammazziamoli tutti a questo punto. Perché? Perché sempre stealth? Vabbè. Gli rompiamo la difesa. Pom! Combo! Ok. Ah, aspettate che li deprediamo, Così almeno ci guadagniamo anche noi qualcosa. Cioè, perché ho visto già dalla prima missione che ti dà mille sterline. Che a quel tempo forse non erano ancora sterline, però c'è il simbolo della sterlina.